Buonasera, Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Oh, Oh, Nicolino. Nicolino. Oh. Ciao, Macrelli. Ciao. Dovrebbe in ogni caso scegliere basandosi sui dati. Sai com'è andata la tua riunione? Michele, se vuoi puoi iniziare a condividere, vediamo se funziona. Ciao Agnello. Ciao Emilio. Emilio. Ciao, ciao. Ciao. Questo pomeriggio ho partecipato a una conferenza dove il relatore ha 9 minuti per riuscire a condividere lo schermo. Quello della Royal, scusa? Ho partecipato a una conferenza storica oggi pomeriggio dove il relatore ci ha messo 19 minuti per riuscire a condividere il suo PowerPoint. Va bene. No? Per a tutti. Ciao a tutti. Buonasera. Dicevo, senti, mandamelo, noi. Lo faccio io. No, infatti, sì. Buonasera a tutti. Più veloce. Noi che... Ok, ci siamo. Qui funziona. Quando parti, poi io tolgo la mia telecamera per motivi di banda. Va bene. Salve, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Salve. Oh. Rico. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Cos'è? Buenas noches. Buenas noches, buonasera. Buonasera Paolo. Che grazie tal? Per grazie, bellissimo, grazie per l'invito. Grazie a te di venire sempre. Ah, sono molto contento, soprattutto di ascoltare italiano. Una cosa poi che una... posso fare tutti i giorni. Una volta magari ci fai tu una conferenza, sarebbe carino. Qui in italiano? O anche in spagnolo, noi capiamo, insomma, seguiamo. Come in vuoi. C'è una cosa che non ho mai fatto. C'è sempre la prima volta. Sempre è una prima volta. Anche perfettamente francese, lo parla veramente bene. E allora, però mi sa che lo spagnolo per il nostro pubblico, Bruno, è più facile, credo. Più facile, sì. Oh, si può studiare. Pensaci. Parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Muy bien. Alberto Caroli, visto che sei lì, ho già condiviso con Fabio, adesso emettiamo la nostra proposta. Sì, allora, ho visto, ma hai risposto alla mail. Il colloquio dell'Istituto di Studi Storici Postali, ne approfitto, sarà quando sarà, perché dipende dalla pandemia, non sarà a febbraio, lo faremo in collaborazione con l'ASPOT e il tema sarà uomini e donne di posta e di filateria. Se qualcuno si vuole proporre per una relazione, scriva all'istituto o all'ASPOT. Okay. Lorenzo. Eccolo. Ciao Lorenzo. Ciao, oh, tutto bene? Ci senti? Sì, tutto bene, grazie. Ciao Enrico. Ciao. Poi ti devo scrivere, Alberto. Ciao a tutti. Ciao Enrico. Ciao. Io direi di iniziare, se siete d'accordo, siamo già una sessantina, invito tutti a mettere sul muto per non disturbare, altrimenti poi lo farò io di volta in volta,
Allora, stasera mi fa piacere presentarvi Michele Passoni, che è la prima volta che in qualche modo ci propone un suo lavoro, ma è stato sempre un grande frequentatore delle nostre conferenze, per cui mi fa molto piacere che abbia accettato il mio invito. Stasera ci parlerà, come potete vedere, di Stato Pontificio. Ho visto in anteprima le slide, devo dire che sono sicuramente molto interessanti e cattureranno la vostra attenzione per la moltitudine di aspetti che andrà a toccare. Quindi passo la parola a Michele e a tutti buon ascolto. Buonasera a tutti, come diceva Agnello, le slide sono parecchie, per cui cercherò di essere rapido per non annoiarvi troppo. Questa presentazione si occupa della posta per l'interno dello Stato Pontificio nel periodo filatelico 1852-1870. Tutto parte il 1 gennaio 1852, dove anche nello Stato Pontificio vengono emessi i primi francobolli. Prima emissione si compone di 8 valori, dal mezzo baiocco al 7 baiocchi, probabilmente non a caso tutti valori che rappresentavano una tariffa per l'interno. Questa lettera, che risale al primo giorno di emissione, presenta già una delle peculiarità che caratterizzano la storia postale dello Stato Pontificio. Infatti il francobollo è apposto al verso e non all'interno, sul fronte, ed è una lettera in porto assegnato, come potete vedere dalla tassa 1. E questa peculiarità, unica fra tutti gli antichi stati italiani, non so se ci sono stati altri casi nel mondo, nasce dalla necessità dell'amministrazione centrale di controllare le distribuzioni di seconda classe. Gli uffici postali dello Stato Pontificio erano suddivisi in direzioni postali, gli uffici principali lungo le strade e corriere, distribuzioni di prima classe e distribuzioni di seconda classe. Uno dei problemi maggiormente sentiti, che ha portato anche all'emissione dei francobolli, è stato proprio quello di tenere monitorate le distribuzioni di seconda classe per evitare che ci fossero abusi, ossia consegnassero lettere e si facessero pagare senza corrispondere il dovuto all'amministrazione. Per cui si escogitò questo stratagemma, che tutte le corrispondenze all'interno della direzione di riferimento, in partenza o diretta a distribuzione di seconda classe, che venivano spedite con la tassa a carico del destinatario, dovevano recare al verso un francobolli per l'importo della tassa. Altra peculiarità dello Stato Pontificio sono i frazionamenti. Se troviamo esempi di francobolli frazionati praticamente in tutti gli stati del mondo, una diffusione così massiccia come quella che c'è stata nello Stato Pontificio credo che non si riscontri praticamente da nessun'altra parte. Questi sono due frazionamenti curiosi: il primo è un trebaiocchi frazionato ad un terzo, il secondo è un quartino del francobollo da 4 baiocchi, in entrambi i casi per rappresentare la tassa 1 su lettere indirizzate all'interno del distretto. La prima emissione rimase in mezzo per parecchi anni, fino al 20 settembre 1867. Questa è una lettera dell'ultimo giorno ufficiale d'uso. Prima dell'avvento della seconda emissione, anzi mentre era ancora in corso la prima, ci fu la cosiddetta conversione monetaria. Si passò dallo scudo alla lira pontificia con il cambio di un baiocco uguale a 5 centesimi. 20 settembre abbiamo visto ultimo giorno dell'emissione in baiocchi, 21 settembre primo giorno dell'emissione in centesimi. I soggetti sono molto simili, se non in alcuni casi gli stessi, dell'emissione in baiocchi, cambia completamente la carta e i colori molto più vivi e accesi.
emissione che rimarrà in, che poi verrà sostituita dalla terza emissione che presenta la dentellatura che mancava nella seconda, e rimarrà in vendita negli uffici postali fino al 30 settembre 1870. Roma già occupata dagli italiani, dal 1 ottobre inizia la vendita dei francobolli italiani. L'emissione in centesimi dello Stato Pontificio rimarrà in corso ufficiale fino al 31 dicembre 1870, anche se si conoscono oggi. Passiamo a vedere un attimino le tariffe delle lettere. Quando vengono emessi i primi francobolli nel 1852 è ancora in vigore la tariffa Tosti, una tariffa prefilatelica del 1844. Per capire la tariffa Tosti bisogna avere ben presente un paio di cartine che permettono di capirla e spiegarla. La prima è quella delle strade corriere. Nello Stato Pontificio c'era una strada corriera principale che andava da Roma a Bologna e poi a Ferrara e altre cinque strade corriere che partivano da Roma per raggiungere le altre località del Lazio. Il territorio dello Stato Pontificio comprendeva l'attuale Romagna, le Marche, l'Umbria e l'attuale Lazio ed era diviso in tre distanze, come potete vedere dalla cartina. A sua volta la prima distanza era divisa in tre raggi, anche qui con zone delimitate con colori diversi. Le tariffe possiamo dividerle in tariffe all'interno della distanza e all'esterno della distanza. All'interno della distanza abbiamo la tariffa da un baiocco all'interno della stessa direzione, la tariffa da due baiocchi a direzione a contatto, quindi limitrofe sulla strada corriera, e la tariffa da tre baiocchi per direzioni non a contatto, quindi con un'altra direzione in mezzo. Con delle eccezioni, Civitavecchia, Frosinone, Ronciglione, quando corrispondevano con Roma e ovviamente viceversa, pagavano tre baiocchi, quindi pur essendo a contatto, quindi un baiocco in più. Le lettere che tra direzioni non a contatto che transitavano per Roma pagavano quattro baiocchi, quindi non a contatto sarebbe stato tre baiocchi più uno. È il caso ad esempio di Civita Castellana se corrispondeva con Albano, la corrispondenza doveva passare per Roma e c'era questo baiocco di transito. C'erano delle tariffe particolari per l'ufficio del circondario di Roma e qui non sono presenti nella cartina ma le vedremo dopo. Lo Stato Pontificio aveva due exclavi in territorio napoletano e Benevento, due exclavi che erano considerati appartenere al terzo raggio della prima distanza. Benevento, quando corrispondeva con la prima distanza, pagava due baiocchi in più. Le tariffe tra distanze diverse nascevano invece dai rapporti tra raggi e distanze, per cui abbiamo primo raggio della prima distanza per seconda distanza, secondo raggio della prima distanza per la seconda distanza e via dicendo con le varie combinazioni come potete vedere. Eccezione era rappresentata dalle direzioni di confine limitrofe tra distanze diverse, quindi Rimini, Pesaro, pur essendo in distanze diverse, pagavano due baiocchi. Porto pagato viene considerato come porto assegnato, non c'è l'obbligo di affrancatura e non ci sono maggiorazioni in caso di lettere non affrancate. Vediamo qualche esempio delle tariffe che abbiamo visto lì esposte. Qui abbiamo qualche affrancatura simpatica, qualche annullo raro. È interessante, un'eccezione meglio di quello che ho detto prima, la lettera in basso a sinistra, che è una lettera da Bologna a 100. Che 100 era una distribuzione di seconda classe che dipendeva da Ferrara, anche se si appoggiava anche a Bologna per le corrispondenze dirette al sud, per cui Bologna 100 pagava la tariffa di due baiocchi di direzioni a contatto.
detto, ma questo è l'unico caso noto di tariffa appunto di direzione a contatto con francobolli al verso come tassazione che, come dicevo prima, venivano applicati al solo all'interno della stessa direzione. Qui abbiamo corrispondenze tra le diverse distanze, alcuni esempi. La tariffa da 7 è quella tra il terzo raggio della prima distanza e la terza distanza, un pregiato il valore isolato. Credo che altrettanto rara sia la tariffa da 5 baiocchi tra il primo raggio della prima distanza e la terza distanza. Gli altri sono porti multipli come indicati sotto. Tariffa Antonelli 1864 cambia tutto. Innanzitutto cambia il territorio dello Stato Pontificio. Dopo il governo, l'insurrezione delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, il territorio dello Stato Pontificio è ridotto sostanzialmente al Lazio, il cosiddetto patrimonio di San Pietro. La tariffa Antonelli nasce per venire incontro a questa situazione. Non aveva più senso tenere un complesso sistema di distanze e raggi quando di fatto non c'erano più. E altra cosa importante, introduce per la prima volta una differenziazione tra tariffe per il porto pagato e per il porto assegnato. La tariffa per le lettere è una tariffa unitaria di 2 baiocchi, che saranno poi convertiti in 10 centesimi. E come avevamo visto prima, con la conversione monetaria, un baiocco equivale a 5 centesimi. L'unica eccezione per quanto riguarda le lettere è la tariffa per città, dove era prevista una tariffa di un baiocco o di 5 centesimi. La tariffa Antonelli rimane in vigore fino al 31 ottobre 1870. I francobolli pontifici sono ormai sostituiti da quelli italiani, Roma è occupata da una quarantina di giorni e dal 1 novembre anche negli ormai ex territori dello Stato Pontificio verranno applicate le tariffe italiane. Qui abbiamo due esempi, uno di una alta francatura di 19 porti con una non comune affrancatura tricolore fatta tutta con la seconda emissione, il secondo caso invece una lettera in porto assegnato non affrancata di 17 porti che vengono raddoppiate proprio perché non affrancate, quindi con una tassazione di 3 lire e 40 centesimi. Oltre alle lettere esistono una serie di altri oggetti postali che hanno tariffe di favore o agevolate, tra cui gli stampati. La tariffa Tosti prevedeva la tariffa di mezzo baiocco. Qui abbiamo le tre tipologie di spedizione, importo pagato la prima con un frazionato, importo assegnato la seconda, una lettera dalla terza distanza alla seconda distanza, inizialmente aveva una circolare a stampa tra la terza e la seconda distanza, inizialmente viene considerata come lettera di secondo porto, quindi tassata 8, si rendono conto che è una circolare, viene cassata la tassazione e la tassazione di 8 e viene corretta in un baiocco. Nell'altro caso invece è un manifesto di grosso formato di 3 once, probabilmente ne conteneva qualcun altro, da Bologna a una distribuzione di seconda classe del suo circondario. Altra peculiarità è la tariffa agevolata per l'album, per la quale in verità non si è mai trovato l'esatto riferimento normativo. Si conoscono un po' di fascette indirizzate per un quarto, affrancate per un quarto di baiocco, tutte con il mezzo baiocco frazionato, ed c'è notizia di un carteggio tra il destinatario, il professor di questa fascetta, il professor Baldassarre Jiménez, e il principe Massimo, soprintendente delle poste pontificie, perché come vedete questa fascetta è stata tassata, il professor Jiménez si è lamentato
con il principe Massimo, hanno fatto delle indagini ed è emerso dai documenti che il distributore di Valmontone, da cui dipendeva Carpinetto, si intascava i soldi della tassazione che in realtà non era dovuta. Andiamo avanti, sempre con gli stampati. In periodo di tariffa Antonelli viene mantenuta la tariffa da mezzo baiocco per le stampe, con la distinzione tra periodiche e non periodiche, con una piccola variazione di peso tra una e l'altra. Notificazione 9 luglio 1866, cambio monetario, si decide di convertire la tariffa di mezzo baiocco in 3 centesimi. Viene successivamente predisposto il 3 centesimi verde, l'unico pezzo che non appartiene alla mia collezione, anche se in realtà pochi giorni prima della emissione in centesimi cambiano la carta in tavola, si stabilisce che il costo per le stampe è di 2 centesimi e quindi il colore verde viene preso dal valore del 2 centesimi. In questo caso è un uso in periodo di Roma 70 del 9 ottobre, primo giorno di annessione al Regno d'Italia. Oltre agli stampati, godevano di tariffe agevolate i piedi sottofascia. In particolare era previsto che per carte legali, manoscritte, spedite sottofascia, venisse applicata la metà della tariffa dovuta. Questo qui è una fascetta di grandi dimensioni, 25 porti con la tariffa da 6, che ridotti fanno 75 baiocchi. Particolarmente interessante l'uso del 50 grana su questa fascetta, del 50 baiocchi su questa fascetta, per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto è un francobollo molto raro usato all'interno dei confini pontifici, generalmente veniva utilizzato per le lettere dirette all'estero, e in secondo luogo è un bollo estremamente raro usato in uffici diversi da Roma. Dai carteggi risulta che sono stati distribuiti circa 60.000 esemplari del francobollo da 50 baiocchi, di cui 53.000 a Roma, gli altri 7.000 divisi fra un'altra dozzina a memoria di direzioni postali, per cui credo che a Ravenna ne siano stati consegnati in tutto 250. Le agevolazioni per i pieghi sottofascia continuano anche in periodo di tariffa Antonelli, dove viene stabilita una tariffa fissa in base al peso, e stesso che viene modificata con la notificazione del luglio 66 dopo la conversione monetaria. Anche per i campioni di merci erano previste riduzioni tariffarie, in tariffa Tosti un terzo della tariffa dovuta, tariffa Antonelli un baiocco ogni 15 grammi, con il passaggio dei centesimi 20 centesimi ogni 50 grammi. Tassazioni che piacciono tanto a noi storici postali. Come abbiamo detto, in periodo di tariffa Tosti, porto assegnato uguale porto pagato. Sul porto insufficiente non è prevista alcuna sovrattassa. Questa è una lettera con la tariffa da 7 baiocchi, di 5 porti, affrancata solo per 28 baiocchi. Avrebbe dovuto essere affrancata per 35, di conseguenza viene tassata per i 7 baiocchi mancanti. Questo è un oggetto alquanto singolare, secondo me, uno stampato tra Bologna e le Marche affrancato con mezzo baiocco. In realtà il testo interno è completato a penna, non poteva godere della tariffa agevolata per stampati, per cui è stato tassato per 3 baiocchi e mezzo a completare la tariffa dovuta tra la terza e la seconda distanza. Questo è un altro oggetto molto singolare, perché è una lettera di triplo porto tra Montalto e Montemonaco, due distribuzioni di seconda classe dipendenti da Ascoli.
Nonostante il bollo affrancata di Montalto, ci si accorge ad Ascoli che la lettera è affrancata insufficientemente, per cui oltre a tassarla come normalmente avveniva, con un'applicazione pedissequa che trova forse solo un altro riscontro tra materiale che mi è capitato di vedere, alla direzione di Ascoli dicono: siccome è diretto a una distribuzione di seconda classe, io devo applicare il francobollo per la tassazione al verso. Solitamente queste le lettere anche di questo tipo si trovano solo con la tassazione, ma non con il francobollo al verso. In periodo di Tariffa Antonelli, invece, viene raddoppiato l'importo mancante rispetto alla tariffa. Qui abbiamo una lettera scritta da Caprarola il 1 gennaio del 1864, il primo giorno della tariffa Antonelli, non affrancata, inizialmente tassata per soli due baiocchi come da tariffario, poi si rendono conto che in realtà era previsto il raddoppio della tassazione e quindi viene tassata per quattro baiocchi. Questa è una lettera di 8 porti, affrancata solo per 8 baiocchi e inizialmente quindi tassata a 16 baiocchi, il doppio della parte mancante. Poi qualcuno sbaglia a fare i conti, cassa la tassa 16 e la tassa 24, ragionando come avrebbe dovuto essere affrancata per 16 baiocchi, 16 baiocchi per 2 perché non è affrancata insufficientemente, 32 meno 8 di affrancatura, 24. In realtà questo procedimento di calcolo è sbagliato, è giusto quello iniziale, per cui cassano nuovamente anche questa seconda tassa e viene consegnato con la tassa di 16. Altro documento curioso e particolare ci mostra come in caso di corrispondenza con tariffe agevolate, questi sono manoscritti sotto fascia, in periodo di Antonelli, in caso di affrancatura insufficiente, l'oggetto veniva considerato come lettera e quindi assoggettato alle tariffe da lettera. Questa affrancata insufficientemente con 10 centesimi, abbiamo visto che la tariffa era 20, pesa 45 grammi, quindi il porto delle lettere era 10 centesimi ogni 10 grammi, avrebbe dovuto essere affrancata per 50, 50 meno 10 fa 40, per 2 80. Assicurate. In periodo di tariffa Tosti, l'assicurate, il costo del diritto di assicurazione corrisponde al 50% della tariffa del porto ordinario. All'epoca l'assicurazione per assicurata si intendeva l'odierna raccomandata. Per cui abbiamo nel primo caso l'assicurata minima, diciamo, tariffa all'interno della direzione un baiocco più 50%, però il tariffario prevedeva che il mezzo baiocco fosse arrotondato al baiocco successivo e così anche per i porti multipli. Sotto abbiamo una affrancatura pentacolore per un'assicurata tra le Marche e Roma di 9 porti, affrancata per 68 baiocchi. Dovrebbe essere una delle due pentacolori note per l'interno. E mentre questa è una assicurata insufficiente, che sono tutt'altro comuni da trovare, proprio perché le assicurate non potevano essere messe in buca come accadeva per le corrispondenze ordinarie, ma dovevano essere consegnate allo sportello dove l'impiegato avrebbe dovuto controllare o affrancarla correttamente o eventualmente fosse stata già portata affrancata a controllare la correttezza della francatura. In periodo di tariffa Antonelli cambia di nuovo tutto, al posto che il diritto in proporzione alla tariffa
viene stabilito un diritto fisso di 4 baiocchi che poi verranno trasformati in 20 centesimi. E anche nei tariffari si inizia a fare la distinzione fra assicurata e raccomandata. Raccomandata ovviamente come intesa in senso attuale, assicurata come assicurata valori che vedremo più avanti. Questi sono due doppi porti, uno con la tariffa unitaria da 2 e l'altro per città. Potevano essere assicurati anche gli altri oggetti postali, non solo le lettere. Questo è un piego sotto fascia di 5 porti assicurato, quindi 4 baiocchi per... no, di 6 porti, 4 baiocchi per l'assicurazione e 6 baiocchi per i porti della tariffa del piego sotto fascia. Non erano previste riduzioni per quanto riguarda il diritto fisso di assicurazione. Dopo il 21 settembre 67, con i centesimi, i 4 baiocchi vengono convertiti in 20 centesimi. Caso particolare di assicurati sono gli assicurati d'ufficio. Erano previsti 2 casi specifici in cui l'ufficio postale potesse assicurare d'ufficio la lettera. Uno riguardava le lettere di pubblico servizio che venivano ritenute di particolare importanza, ma per il quale il mittente non voleva pagare il diritto di assicurazione. In questo caso una lettera dalla posta militare austriaca che viene affidata alla posta civile ad Ancona e viene spedita con importo assegnato con la tassa del solo porto ordinario, non quella dell'assicurazione a carico del destinatario. Il bollo raccomandato che si vede era presente già in periodo tosti, ma era riservato appunto alle assicurate d'ufficio, alle assicurate in franchigia o appunto alle assicurate d'ufficio. Altro caso, probabilmente più interessante, l'impiegato postale aveva l'onere di assicurare l'ufficio quelle lettere che riteneva potessero contenere dei valori o dei buoni di banca per maggior tutela. Ovviamente anche qui assicurata intendiamo per raccomandata. In questo caso una lettera da Ferrara a Bologna, una lettera semplice tra direzione e contatto, si accorgono della presenza di qualcosa all'interno della busta, viene annotato contenente carta monetata, la lettera viene assicurata, era di porto superiore, quindi nella tassa che leggiamo di 4 baiocchi sono da considerare 2 baiocchi di porto ordinario più 2 baiocchi sulla tariffa complessiva della raccomandazione. Di assicurate contenenti valori se ne conoscono 3, tra l'altro tutte una diversa dall'altra. Parlavamo di valori. Possiamo dire che c'erano 2 distinte possibilità di inviare dei valori all'interno dello Stato Pontificio. Da un lato i gruppi attraverso la posta cavalli. I gruppi non erano altro che fagotti, confezioni, sacchetti che servivano per contenere monete o oggetti preziosi che venivano affidati al servizio della posta cavalli che si preoccupava di consegnarli ai mittenti, ai destinatari. Qui abbiamo una ricevuta. Non bisogna confondere con le assicurate valori le cosiddette lettere di avviso o comunque comunicazioni spedite con la posta ordinaria che presentano come questa un'annotazione sul fronte con scudi 20. In realtà questa lettera non conteneva l'importo indicato sul fronte, probabilmente poteva contenere una riconoscenza o comunque si mandava la lettera al mittente dicendogli guarda che c'è anche un gruppo che arriverà da te che conterrà appunto scudi 20. Qui abbiamo invece un reclamo per un gruppo, era prevista una modulistica, qua si richiedeva il ritorno del gruppo.
abbiamo visto la parte dei gruppi, altra cosa sono le assicurate valori che venivano affidate invece alla posta lettere. Abbiamo due periodi, 1852-1863, le lettere non devono essere affrancate, vengono pagate in contanti, pagano una tariffa ordinaria e oltre all'importo all'assicurazione sui buoni contenuti che era pari all'1 per 1000. Solitamente al verso viene annotata solo le tariffe postali, esclusa quella dell'assicurazione. Non vengono affrancate, esiste qualche caso, probabilmente errori, dove invece anche in questo periodo sono affrancate. Con la tariffa Antonelli si inizia ad assicurare, si inizia ad affrancare anche queste assicurate valori. La prima è del periodo Baiocchi, la seconda del periodo Centesimi. Per quanto, ecco, la maggior parte delle assicurate valori note, non sono moltissime, è affrancata proprio col 4 Baiocchi, quindi per assurdo una tariffa inferiore rispetto a quella che sarebbe stata richiesta da una normale assicurata, oltre all'1 per 1000 che comunque veniva sempre pagato in contanti. Questo perché era previsto che laddove nella sovracoperta, nella sovracarta fosse contenuto solo il bono della banca e nessun messaggio epistolare, non si pagava il costo della lettera, ma si pagava solo della tariffa dell'assicurazione. Secondo me o c'è stata una cattiva interpretazione da parte degli impiegati postali o c'è stato qualche abuso da parte dei emittenti, perché mi sembra strano che ci siano stati gli invii soprattutto solo senza alcuna accompagnatoria dei buoni di banca. Questa è una ricevuta. Possiamo vedere bene come sono splittate le due voci. Sottoleggiamo per la tassa ordinaria di raccomandazione 30 centesimi, quindi 10 più 20, il diritto precetto sui valori assicurati in ragione dell'1 per 1000, 0,5 centesimi che venivano comunque pagati in contanti. Rispedizioni, argomento alquanto ostico è complesso, perché possiamo notare una casistica molto variegata. Allora, nel primo caso abbiamo una lettera ordinaria, una lettera in periodo Antonelli affrancata con 10 centesimi, spedita a Roma e poi rispedita da Latri. Viene consegnata al destinatario dopo la rispedizione franca, probabilmente perché la rispedizione è avvenuta direttamente dalla posta. Il destinatario ha avvisato l'ufficio postale che si sarebbe trasferito e spontaneamente l'ufficio di Roma ha rinviato la lettera alla nuova destinazione. Diverso il caso della lettera affrancata per 10 Baiocchi. In questo caso abbiamo una lettera spedita inizialmente in porto pagato e indirizzata a Roma. Probabilmente la lettera è stata consegnata ad un incaricato del destinatario presso la sede del destinatario e solo in un secondo tempo è stata ritornata alla posta per essere rispedita a Pesaro, quindi come se fosse una nuova impostazione, e quindi viene tassata per il percorso di ritorno, visto che veniva da Scheggia, per altri 10 Baiocchi. La lettera centrale invece è una lettera da un ufficio, da una distribuzione di seconda classe del circondario di Bologna per Bologna, spedita in porto assegnate, quindi inizialmente è tassato a 1 Baiocco con la posizione del francobollo al verso. Arrivati a Bologna viene rispedita a Roma, dove si trovava il destinatario, affrancandola questa volta nuovamente con un francobollo da 6 Baiocchi ritagliato lungo i margini, i cosiddetti Lilliput. Quindi in questa lettera vediamo una combinazione di spedizione in porto assegnato e in porto pagato, entrambe con i francobolli.
L'ultima lettera è una lettera spedita inizialmente per Carpineto, affrancato con il solo due baiocchi. A Carpineto viene rispedita a Roma riaffrancandola, questa volta con la coppia da un baiocco, per cui anche con le rispedizioni possiamo notare differenti metodologie. Privativa postale, ecco, questo è uno dei capitoli forse meno noti e che mi hanno appassionato di più, affascinato di più a trovare il materiale. Allora, l'amministrazione delle poste si riservava il diritto di trasportare e consegnare corrispondenza in tutto lo Stato. Se qualcuno voleva farlo, salvo il caso dei carrettieri o di documenti che accompagnavano le spedizioni di merci, se qualcuno voleva farlo personalmente o per il tramite di un proprio messo, doveva andare in posta, mostrare la lettera, applicare il francobollo per la tariffa dovuta secondo il sistema delle tariffe postali, farla annullare, dopodiché gli veniva restituita la lettera e lui era libero di consegnarla, di lasciarla consegnare dal proprio incaricato. Ed è quello che è capitato con questa lettera. Da Cento a Ferrara viene portata in posta, viene bollato il bollo, e poi è una lettera condannata a Bai 5, che sarebbero stati pagati al trasportatore della lettera una volta che il destinatario la riceveva. Allora, questa devo dire è l'eccezione, perché solitamente nel pontificio troviamo delle lettere con manoscritte condannate o frasi del genere che non sono mai state sequestrate. Sequestro che però in questo rarissimo caso effettivamente è avvenuto. Questa è una lettera di grande formato, all'interno della direzione di Urbino, che evidentemente è stata trovata di contrabbando in tasca a qualcuno, trasportato da qualcuno, senza che venissero corrisposti i diritti postali, senza che venisse espletata la procedura della prima lettera, per cui una volta scoperto il trasporto in frode, la lettera viene affidata ai canali postali. Infatti leggiamo sopra sul fronte impostata norma di legge per invenzione definita. Le lettere di contrabbando sequestrate erano dette invenzionate. E quindi il destinatario è stato richiesto il pagamento della tariffa dovuta. Al trasportatore invece, per il trasportatore abusivo, era prevista una penale di uno scudo per ogni lettera semplice. Abbiamo accennato prima dell'ufficio del circondario di Roma. L'ufficio del circondario di Roma è un ufficio da cui dipendevano diversi comuni dislocati in zone limitrofe e non di Roma, che si caratterizza, oltre che per il proprio bollo circolare, per l'utilizzo dei cosiddetti francobolli preannullati. I francobolli preannullati erano francobolli che venivano annullati interi nei fogli prima dell'utilizzo ed erano applicati, già annullati appunto, si trovano sempre con gli annulli non passanti. Qua magari si nota meno perché è un blocco grosso con tutte le griglie intere. Quando troviamo i singoli francobolli troviamo il pezzettino dell'annullo, e venivano applicati al verso delle corrispondenze in porto assegnato spedite da Roma per le località, per le distribuzioni di seconda classe o per i comuni dipendenti proprio dall'ufficio del circondario. Questa è, a mio parere, la lettera più spettacolare del settore, perché rappresenta da un lato l'ultima data nota dell'utilizzo dei preannullati, dall'altro la massima tassazione nota con i preannullati,
è il massimo multiplo noto di questo francobollo usato, del quale non si conosce neanche la quartina, il trabaiocchi giallo cromo, è il massimo numero di francobolli noti preannullati su lettera, insomma, una lettera molto, molto divertente, molto piacevole. Questa invece è una rispedizione dove troviamo un francobollo preannullato affiancato a un francobollo annullato normalmente. Allora, gli uffici, le località meglio che dipendevano dall'ufficio del circondario erano per lo più sprovvisti di bolli, per cui abbiamo una spedizione da una località, purtroppo non c'è il testo, dipendente dal circondario di Roma, a Roma, tassata con il francobollo da un baiocco che vedete più sulla destra, quello annullato con il segno di penna. Da Roma viene rispedita a Cerveteri, per i motivi che abbiamo visto prima e detto prima, probabilmente direttamente dalla posta, solo che la tariffa per Cerveteri era di 2 baiocchi, non di uno. Abbiamo visto proprio all'inizio che per gli uffici del circondario c'erano tariffe da 1, da 2, da 3 baiocchi, e quindi la tassazione viene integrata questa volta con un francobollo preannullato, quello che vedete sulla sinistra, dove si vede bene il discorso della griglia incompleta. Exclave in territorio borbonico, lo accennavo prima, lo Stato Pontificio aveva 2 exclave all'interno del Regno di Napoli, Benevento e Pontecorvo. Benevento non ha mai usato francobolli pontifici, le lettere che troviamo sono con francobolli di Napoli, aveva però questi due bolli nominativi, dimensioni leggermente diverse fra di loro, e ecco, entrambi le exclave erano considerate come appartenenti al terzo raggio della prima distanza. Pontecorvo invece, nonostante non avesse in dotazione i propri francobolli, registra 3 o 4 casi di lettere spedite in porto pagato da Pontecorvo, appunto affrancate con i francobolli della prima emissione. Mentre la lettera sotto è una chicca, perché appunto la tariffa da 7 baiocchi, già rara di sua, diventa unica quando è indirizzata nell'exclave. Repubblica di San Marino. Qui il discorso è completamente diverso, nel senso la Repubblica di San Marino è appunto uno stato autonomo che postalmente era considerato come distribuzione di seconda classe dipendente dall'ufficio di Rimini. Si appoggiava a Rimini per l'espletamento dei servizi postali. Le lettere in partenza da San Marino affrancate in periodo filatelico ovviamente non erano affrancate e annullate a San Marino ma a Rimini, per cui veniva pagato la tariffa al pedone che garantiva il collegamento fra il Monte Titano e Rimini. Su questa lettera sotto il francobollo c'è scritto affrancato, lui le portava in posta a Rimini dove pagava, dove affrancavano le lettere e le spedivano. Credo che si conoscano una 15ina di lettere affrancate con la prima emissione da San Marino. Più comuni sicuramente sono le cosiddette incami in mail, le lettere dal pontificio che vanno a San Marino, sicuramente meno le assicurate. Questa qui devo dire è la prima che mi è capitato di vedere. Questa è una lettera curiosa perché il pedone che collegava Rimini con San Marino e viceversa veniva pagato un baiocco, credo, per ogni lettera. Nel caso di questa lettera non si sa se per comodità, perché il mittente era di passaggio, per risparmiare il baiocco, pur essendo stata scritta a San Marino,
non è stata affidata al consegnata all'ufficio di posta che c'era comunque in quell'epoca a San Marino, è consegnata al pedone, ma portata direttamente alla distribuzione di Verrucchio. Frodi postali, argomento molto interessante su cui si potrebbe fare una intera conferenza. Nello Stato Pontificio, per fortuna, anzi, stavo per dire a me, ma per la gioia di noi collezionisti, ce ne sono molte e di vario tipo. Ho presentato qui una piccola casistica. Nel primo caso è un abuso di francobolli frazionati, il pseudo francobollo da un baiocco è stato composto e ricostruito da due metà inferiori dello stesso francobollo. Nel secondo caso invece il francobollo era già stato annullato, si vede dall'ingrandimento con il lineare d'Urbino, ed è stato messo in maniera un po' truffaldina il datario sopra per cercare di occultarlo. Come vedete, malgrado non tutte le frodi siano state compiute dagli impiegati postali poco fedeli o poco onesti, diciamo che gran parte delle frodi sono state compiute da loro, per cui il discorso iniziale di controllare le distribuzioni di seconda classe non ci sono riusciti, se poi si sono messi a fare le frodi, però sicuramente avevano visto giusto vedendo del marcio in quei settori. I francobolli oleosi cosa c'entrano con le frodi? C'entrano perché sono stati ideati e realizzati proprio per evitare delle frodi. L'idea era quella, utilizzo dell'inchiostro molto oleoso simile a quello dei timbri per la stampa dei francobolli, in modo tale che se qualcuno cercasse di lavare fraudolentemente, energicamente l'annullo, avrebbe cancellato anche la stampa. In realtà nulla di questo è realmente successo, ci sono state delle tirature fra il 1854 e il 1855 che si caratterizzano proprio per questa stampa. Vedete la differenza viene tra gli ingrandimenti dei francobolli da un baiocco. In caso di frodi scoperte era previsto che il destinatario della lettera pagasse tre volte la tariffa dovuta. E quello che è successo con questa lettera, entrambi i francobolli erano già stati riutilizzati e quindi troviamo Vergato bolli usati, tassa triplicata norma di legge, era una tariffa col transito, no, era credo un doppio porto da due baiocchi da Anguillara, vado a memoria, questa lettera per Roma, pagava quindi quattro baiocchi, triplicati fanno 12. Oltre alle frodi c'è stato molto di peggio a livello di infedeltà da parte degli impiegati postali nello Stato Pontificio, in particolare con i falsi di Bologna. Ahimè sono in ritardo, quindi andrò velocissimo. Posso dire che per l'interno sono estremamente rari, perché i tagli erano stati congegnati, quelle da 5, quelle da 8 baiocchi, erano stati congegnati per le tariffe di lega, oltre al fatto che utilizzare un francobollo falso all'interno esponeva molto di più a rischio di essere scoperti. Credo che si conoscano una dozzina di lettere con i falsi di Bologna usati per l'interno. Trasporto su ferrovia, anche qui due macro capitoli. Roma-Frascati, servizio di trasporto privato effettuato dalla società che gestiva questa linea di trasporto, sostanzialmente è l'equivalente di un trasporto eseguito con mezzi propri, solo che era gestito dalla società che chiedeva un baiocco per la consegna. I francobolli sono annullati solitamente o a penna, sempre nelle corse dispari, a volte nelle corse pari, o con dei piccoli bolli a cerchia. Le lettere si caratterizzano appunto per questi datari, le corse dispari da Roma a Frascati, le corse pari è la prima
cifra che leggete a indicare la corsa da Frascati a Roma. Il servizio ambulante invece verrà istituito solo più tardi sulla linea Roma-Ceprano. Anche per questo servizio si possono fare, sono state fatte delle collezioni specializzate sui vari annulli che hanno avuto, ce ne sono di diverse tipologie. Peculiarità, visto che ricade proprio quest'anno l'anniversario della presa di Roma, nei giorni successivi alla presa di Roma l'ambulante Napoli Isoletta è stato fatto proseguire sulla linea, credo, da Roma Ceprano fino a Roma, per cui abbiamo i bolli dello Stato Pontificio annullati con il numerale a punti. Siamo arrivati alla fine, argomento quanto mai di attualità in questo periodo, epidemie di colera, probabilmente andava peggio a loro, 1854-1855, sulle lettere troviamo i bolli di disinfezione che in realtà erano di origine prefilatelica del periodo precedente e solitamente i tagli di disinfezione. Dell'epidemia del 65 non c'è traccia di disinfezione interna allo Stato Pontificio, ma solo con il Regno d'Italia. Troviamo la disinfezione invece nel periodo, credo luglio, agosto, ottobre 67, che comprende anche il periodo a cavallo fra l'emissione in Baiocchi e l'emissione in Centesimi. Non vengono utilizzati bolli per indicare la disinfezione, ma solo dei tagli. In questo caso ce n'è solo uno, non so se è perché è un'assicurata valore per evitare di rovinare troppo il buono contenuto. Ultimo, il argomento che però ho fatto tardissimo e quindi basta questo, telegrafo pontificio, diversi moduli, diversi dispacci telegrafici, diverse ricevute, argomento sicuramente interessante da approfondire e direi che è quanto. Wow, interessante. Grazie Michele per questa, scusate se sono stato lungo, ma ho cercato di fare più veloce possibile. No, gli argomenti erano davvero tanti, hai toccato praticamente quasi tutti, per non dire tutti gli aspetti della storia postale del pontificio, per cui era necessario impiegare un sacco di tempo. Allora, inizierei con delle domande. Nessuno per il momento ha alzato la mano, ma ditemi un po'. Io volevo chiedere una cosa, se posso. Certo. La riforma del 1864 era solo dovuta alla razionalizzazione tariffaria rispetto alla complessità di quella precedente, o c'erano delle altre ragioni, diciamo, economiche per cui, non so... Non credo, sostanzialmente tutto il sistema Tosti si basava su un territorio molto esteso e molto ampio, ormai le tariffe si erano sicuramente, la tariffa più alta possibile era diventata da 4 Baiocchi, quindi probabilmente si è voluto semplificare il sistema, poi se ci fossero ragioni di economia politica che hanno determinato quella tariffa, non lo so. Certo, magari ci hanno perso qualcosa sulle tariffe, però per esempio una delle cose che è diminuita in maniera sensibile è stato l'uso dei frazionati nel periodo lì, forse perché effettivamente in alcuni casi i frazionati erano determinati da mancanza di tagli adeguati. In quel caso invece, essendo la tariffa sostanzialmente quella da 2 Baiocchi, non c'era più il problema, nel senso avanzavano gli altri francobolli, ma quelli da 2 Baiocchi sono comunissimi e consegnati in quantità. Ci sono disponibili statistiche sui volumi di corrispondenza nei vari anni, come variò? Bisognerebbe riprendere in mano il Gallenga. Gallenga. Sì, se dice qualcosa lui. Sarebbe interessante capire se a parità di territorio, quando fu fatta la riforma, aumentò i volumi, ebbe un effetto positivo sui volumi oppure no. No, secondo me no.
probabilmente passando gli anni aumentavano normalmente i volumi, ecco. Però non credo che sia stato particolarmente agevolato per la riduzione delle tariffe. Mm-hmm. Grazie, complimenti Michele, molto lineare, molto chiara. Grazie a te. Giampiero. Sì, intanto buonasera e volevo fare i complimenti a Michele perché è stata veramente una bella presentazione. Premetto che non sono un esperto di tariffe di pontificio, e quindi non mi azzardo in discussione su quelle tra l'altro bellissime affrancature, penso anche molto rare. Però volevo una curiosità: quando hai presentato all'inizio i primi verso l'inizio i campioni senza valori, ce n'erano due, sì. Dove sono riuscito a leggere la dicitura campioni senza valore, su un terzo mi è sembrato di scorgere un'altra scritta che mi sembra un caffè senza valore, sì. Che cosa vuol dire? Probabilmente c'erano adesso a memoria dei chicchi di caffè, dei campioni di caffè. Ah, quindi ecco, caffè di nulla valore, quindi c'erano dei chicchi di caffè. Era una semplice curiosità, non riuscivo a capire. Mm-hmm. Comunque complimenti di nuovo, veramente interessante. Grazie. Sintoni, buonasera, prego. Buonasera. Ciao. Intanto complimenti per la conferenza, veramente non si finisce mai di imparare. Volevo chiederle una cosa, io sono di Forlì, quindi è una zona vicino a San Marino e quindi è tutta una zona che mi interessa da un punto di vista storico postale. Sono note quindi lettere soprattutto da San Marino in periodo pontificio verso lo Stato Pontificio, certo. Rimini, così. Ma sono note in periodo, anche se non c'entra con la conferenza, ma è molto, diciamo, attigua la cosa, note invece in periodo di governo provvisorio delle Romagne, essendo le Romagne quindi una fetta di Stato Pontificio che si è allontanata, che si è distaccata, però non mi è mai parso di vedere nessuna lettera in questo periodo da San Marino verso i territori dello Stato Pontificio, fuori insomma. Di sicuro c'è qualcosa che va a San Marino dalle Romagne. Sì, da San Marino ne conosco, ma proprio il contrario non mi è mai passo di contrario, vedere. Il contrario non credo, ma non so. Non sono note oppure posso intervenire, forse posso intervenire su questo punto, Bruno Crevato Selvaggi. Sì, no. Sono note alcune lettere affrancate con francobolli di Romagne in partenza da San Marino. Ah. Le trovate anche sul mio volume Le Due Repubbliche, ce l'ho in mano, pagina 51, ce ne sono rappresentate due e ce ne sono un altro paio, vado a memoria, e fanno tutte parte più o meno della medesima collezione. Che poi è la collezione Barcella. Ah, ok. Comunque le vedete, c'è una 7 ottobre 59 da Rimini con due mezzi baiocchi per fare un baiocco. Da Rimini una è da Rimini a San Marino, l'altra da San Marino a Rimini, sempre affrancate con un baiocco. Quindi anche in partenza da San Marino. Che pagina, Bruno? Pagina 51. Pagina 51, non facciamo segnare. Eh già. In ogni caso si tratta di... Ecco, qui ho scritto, e quindi evidente, adesso non me lo ricordavo, si tratta dell'unica lettera conosciuta partita da San Marino con un francobollo del governo provvisorio delle Romagne. Quindi ne è conosciuta una sola. Buono, ecco perché non te le ricordavi, Gabriele. Hai ragione. C'è qualche altra domanda? Ecco, tu che sei un appassionato di pontificio. Vediamo se c'è il muto. Pure Roma Ceprano. Io ho ascoltato con molta attenzione, devo veramente
veramente fare i complimenti a Michele per la chiarezza con cui ha esposto, come dire, un argomento, soprattutto per la prima convenzione, a volte da difficile comprensione. Invece è stato svolta tutta la conferenza in modo chiaro, con degli esempi che dimostravano altrettanto chiarezza. Sono contento perché, da appassionato di pontificio da sempre, ha dimostrato la peculiarità dello Stato Pontificio. Lo Stato Pontificio è l'antico Stato che ha attraversato più storia e dove ci sono particolarità non presenti negli altri antichi Stati. Dovrebbe essere, come dire, questa sera Michele ha fatto anche un'attività pubblicistica proprio per cercare di stimolare la collezione dello Stato Pontificio, che negli ultimi anni è stata un po' abbandonata. Complimenti, complimenti sinceri. Grazie, grazie. Certo, volendo, per ogni slide, come dicevo probabilmente prima, si può organizzare un'altra conferenza, per cui io ho cercato di fare una panoramica, sperando di poter interessare al pubblico quanto mai vario e dei collezionisti che ci seguono, ecco, poi per ogni singolo argomento. Ma il pontificio ha veramente molte peculiarità. Pensiamo solo, se volessimo importare una collezione classica, sui francobolli, sulle tirature, sui colori, sì. Cioè veramente il pontificio ancora non è stato, anche se molti si sono dedicati, ma ancora non siamo arrivati a esaurire, come dire, quanto c'è ancora da ricercare e anche da rimettere in ordine, se vogliamo. È chiaro, prima è stato citato Mario Gallenga, che ha fatto un lavoro egregio, anche se pensiamo solo al lavoro sulle tirature, che potrebbero, con gli anni, le tirature divise per anni, che potrebbero veramente aiutarci anche ad andare a definire le nuance e fare una volta chiarezza su tutte le nuance dei francobolli pontifici. Il pontificio è veramente ancora tutto da studiare. Grazie Rocco. Nel frattempo ho guardato Fedele Gallecca e ho letto che non c'è un dato sulla corrispondenza, però dice che dopo la riforma aumentò del 30% la vendita di francobolli. Quindi comunque un effetto, la semplificazione sembra avercela avuto. Andrea Mori. In realtà non è una domanda, volevo fare una nota a piedi pagina. Parlando di affrancature per l'interno del pontificio, che dopo il 60 le province usurpate, non riconoscendo i rapporti, non riconoscendo quello che era successo, insomma, si continuò ad affrancare per le province usurpate imperterriti, come se fossero ancora territorio pontificio, secondo le tariffe per l'interno, e poi venivano regolarmente tassate dagli italiani. Era solo una nota che di pagina a tutta la faccenda. Ma anche nel periodo iniziale del governo provvisorio delle Romagne si affrancava come se fosse per l'interno. Sì, ma questo quanto... è rimasto fino all'864, e poi almeno, se vado a memoria, e poi c'è stato un gentleman's agreement, per cui pur non riconoscendo gli stati, poi si è raggiunti a un accordo su una tariffa unitaria. Ma nei primi anni del regno si trova a mettere da Roma verso le Marche, verso l'Umbria, affrancate con francobolli pontifici secondo varie tariffe, che erano le tariffe per l'interno in realtà. Sì. No, è così, una nota di colore. Sì, sì. Sì, sì, ti ringrazio, grazie. Bene, signori, se non avete altro da aggiungere... Dire di no. Vi ricordo che domani sera c'è la conferenza invece dell'AISP. Chi è interessato e magari non ha ricevuto il link può mandare a Luca Lavagnino per ricevere l'invito di Zoom. Noi ci vediamo, se non ricordo male, venerdì prossimo.
Vi ringrazio tutti per la partecipazione e alla prossima. Ancora complimenti. Grazie, grazie, grazie a tutti. Buonasera a tutti. Ciao. Un saluto. Ciao. 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 Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera.